Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Non so ancora se il vlog di oggi sarà un vlog unico. Domani poi andiamo a Jeju. Ovviamente voglio separare quei video di Jeju da quelli di Seoul. Oggi è 21 di settembre. Il tempo sta volando purtroppo. Abbiamo ancora tanti giorni davanti a noi, ma allo stesso tempo mi sembrano sempre così pochi. La Ross è lì che dorme, le chiudo la porta, essendo che io mi sveglio sempre molto prima rispetto a lei che va a dormire tardissimo. Mi metto qui il salottino, faccio le mie cose, anzi adesso dovrei anche prepararmi. Sto continuando a vedere Crash Landing on You alla 12ª puntata di 16. Oggi, come dicevo, mi vado a tatuare, ormai lo sapete che è tanto tipo tradizione anche qui. Ogni volta che vado in qualche posto, faccio qualche viaggio, faccio un tatuaggio. L'ho fatto la scorsa volta in Corea, vi ricordate il piccolo amico? Eccolo qui. Questa volta non so bene il punto, andrò in un altro studio. Praticamente vi spiego un po' come è nato il tutto, perché questo qui è il tatuatore dei BTS, o almeno il ragazzo che ultimamente ha tatuato tutti i BTS. Infatti vi farò vedere poi quando vado in studio, ci sono tutti gli autografi. Allora ho detto: senti, devo andare a Seoul, perché non provare a scriverli? Sapete quando fate quelle cose e dite vabbè, tanto non mi risponderà mai, non lo so, sarà già pienissimo, non lo so, mille cose, no? Quindi gli ho scritto proprio con l'incertezza, con la cosa di dire, cioè, sì, ok. E invece mi ha risposto letteralmente subito. Quindi gli ho spiegato più o meno quello che volevo fare, eccetera, eccetera. Gli ho mandato l'acconto, ovviamente parla inglese, ma in realtà credo usi un traduttore, quindi staremo a vedere oggi cosa succederà. Il problema è che mi ha riscritto l'altro giorno, ovviamente, per dirmi: guarda, questo è l'indirizzo, vieni qui a quest'ora, bla bla bla. Riesce a mandarmi il disegno, così vedo un attimino com'è la situazione, inizio a capire dove voglio farlo, eccetera eccetera. Mi aveva mandato una cosa totalmente diversa, quindi diciamo non ci eravamo capiti molto bene. Quindi ieri sera tipo alle 4:30 di notte mi ha scritto. Ne ho disegnati alcuni, incontriamoci prima e finiamoli insieme. Questo qui appunto è il tatuatore, vi faccio vedere prima la pagina, almeno se vi interessa lo sapete. E in realtà la mia idea è quella di fare una cosa del genere, però con la farfalla. Ok, Cristina mi sta aspettando qui dentro, quindi adesso entriamo. Più che altro ormai a furia di portarvi in giro, penso avete imparato i posti meglio di me. Comunque oggi non ho messo le ciglia finte, ho messo i ciuffettini, quelli piccolini. Mi piacerà tantissimo. Poi andiamo a mangiare l'insalata come ieri, perché ormai dopo che ho scoperto quel posto non lo lascerò tipo mai più nella vita. E poi andiamo dal tatuatore. Allora, questo è il negozietto K-pop che c'è dentro il negozio, si chiama With Mu. E come vedete c'è di tutto, ma tipo di qualsiasi gruppo, qualsiasi gruppo vi viene in mente. Qua ci sono i nuovi delle Blackpink. Brava Cristina, li hai presi tutti. Qua ci sono i cosi degli amici, sempre. Che carino. Ah, questi sono i ventaglietti. Capirei, c'è di tutto. Guarda anche questo. Sono le 12:22 e devo assolutamente andare a mangiare, se non lo faccio in tempo. Ok, siamo arrivate. Mi ha fatto il disegnino, lo stiamo scegliendo. I think it's orange or yellow. Okay, okay, I trust you. But this would be the actual shade of the color. This is brown. Allora, mi ha raggiunto anche la Ross. Saluto. Lui sta facendo il disegno. Lì ci siamo davanti allo, come si chiama? Tipo l'altarino. Vabbè, questa è la foto, quella di Instagram. Jimin, JK. Qui abbiamo Hobi e Namjoon. Questo è lo specchietto. Porci come di miei in questo studio. Facendo? Ti mi sono idratata, mi sono messa la crema solare, mi sono messa il bigodino. Ok, alla fine, a parte mi ha dato la maglia, ma abbiamo deciso di farla qui. Guardate quanto è carina. Ho questa e questa grande. Sono esattamente le 2:20, quindi vedremo quanto è veloce l'amico. Ok, ho finito il mio tatuaggio, mi sono venuta a prendere le mie amiche. Ross non viene con noi stasera perché ha mangiato tardi, che è andato a fare dei giri ovviamente. Quanto ci abbiamo messo, Cri? Tipo 6 ore. Ci ho messo
un bel po', ma perché io ho capito cosa fanno qua. Perché anche l'altra volta vi ho detto la datatrice era lentissima. Precisissimo, ovviamente lui, poi vi faccio vedere bene. Però usano l'ago fino anche per fare i colori. Cioè non usano l'ago da sfumatura che quindi riempi tutto e via. Quindi sì, però sono molto contenta. E detto ciò, è stata un'esperienza molto 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 divertente. Ok, questa è la fotina che mi ha fatto autografata, che carino. Abbiamo trovato questo posto nascosto, visto che stavamo morendo di fame. Ci siamo entrate, via, basta, fine. Quindi speriamo sia decente. Abbiamo preso questi raviolini. Eccolo. E ho preso questi che sono i spicy cold noodles. Shopping prepartenza. Io ho preso un po' di cose, un po' di mini size. Daiso è un mondo parallelo. Daiso è cattivo. Tu puoi pensarlo, Daiso ce l'ha. Daiso è cattivo perché costa tutto 1-2 euro. Allora tu sei tutto tranquillo e fai vabbè. Che sarà mai? Che sarà mai? Esci che spendi le piazze. È vero. Adesso dove mi porti? Scusa. Ti porto solo l'uno. Dove la porti, signorina? Su una stella. Le più romantiche. Allora, volete sapere la mia giornata? Lei si è tatuata. Lei era tranquilla, seduta. È vero. Tutta ok. Io mi sono fatta 2 ore e mezza di mezzi pubblici affollatissimi. Okay. Per andare voi alla JIP. Perché domani è il compleanno di Seungmin e noi siamo a Jeju. Volevo un cup sleeve evento. Zero, raga, c'erano solo i banner, non c'era niente. Nulla. Io voglio del merchandising dei suoi kids, non lo trovo da nessuna parte. Sono devi, devi stare tranquilla. Abbiamo trovato un fotolab. Eccola. Ecco qua, l'amica mi sta illustrando. Comunque, eccolo il ragazzo. Penso poi devi scegliere la cornicina speciale per metti il frame. Piccolo. Però se ci farà un tutorial su come usare le macchinette dei photobooth. Lui che ha scelto te. Lui che ha scelto più grande me. Di te. Vabbè, lo tolgo dopo un po'. Dobbiamo scegliere il formato. Questo è il mio prefe. Vediamo con la carta. Qui ci mettiamo in posa e fanno vari scatti. Potevo scegliere vari colori di background. Ho scelto questo perché è neutro. Qui selezioni le 4 foto. E ora scegliamo questo. Happy birthday. Thank you. Eccole qui. C'è anche il QR code. Come potete immaginare, ovviamente ci sono negozi solo di lenti colorate. E questo qui in particolare è quello delle Blackpink, si chiama Hollands. Credo io tornerò a prendere queste che mi piacciono. A me piacciono quelle che fanno l'effetto del circolino intorno. Ok, non fate caso che mi sto facendo una maschera e sto riprendendo lo specchio. Stavo scartando qua tutta la situazione perché in realtà mi aveva detto tienilo 2 ore. Ha spurgato tutto il colorino, quindi ora lo sciacquo. Ho finito adesso di fare skincare. Domani appunto partiamo, andiamo a Jeju, che è praticamente un'isola che sta al nord della Corea. Partiamo dall'aeroporto di Gimbo, ma tanto insomma poi vi faccio vedere tutto. Vi devo appunto far vedere il tatuaggio. L'ho lavato e l'ho lasciato un po' asciugare. Perché quando hanno così tanti colori è meglio lasciarli un po' seccare. Non so neanche bene come farvelo vedere, forse così. È ancora un po' gonfio ovviamente. Però come vi dicevo, qui mi ha messo il 22, che è l'anno in cui siamo adesso. Poi qui in mezzo c'è il 9, qui c'è il 21 che è la data di oggi. Poi quando è guarito lo farò vedere ancora meglio, fatemi sapere se vi piace. Detto ciò, appunto adesso mi metto a fare la valigia. Buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo set di clip della mia vita qui a Seoul. È un po' che non ci sentiamo in realtà da quando siamo tornate da Jeju. E è da quel momento che non ho più registrato clip, perché questi giorni abbiamo fatto tantissime cose che però non vi ho ripreso perché era inutile riprendervi, cioè non credo fossero interessanti. Quindi vi racconto brevemente cosa abbiamo fatto. Abbiamo incontrato tanta gente ubriaca, che ad esempio tipo questa si abbracciava i pali della luce. Dovete sapere che qui in Corea è molto facile ubriacarsi, ovviamente il sabato sera, immaginate insomma ancora di più venerdì, sabato, così. Quindi li trovate in tutte le posizioni, per terra, aggrappati ai pali, che si addormentano in giro. Comunque, per dirvi, forti brividi. Poi io e Ross siamo andati al karaoke, questo qui che sta a Hongdae, e credo ci abbiano girato delle scene di True Beauty, me l'avete scritto anche voi. È bellissimo perché ha le stanzette proprio con la vista sulla strada, e anche una sorta di
sto palchetto. Ci siamo divertite un casino. Tant'è che siamo state 2 ore, cioè 2 ore a cantare. Ancora sentite, ho la voce bassa per questa cosa. E anche lì, che ve lo dico a fare, vedete fuori dalla vetrata c'era una tizia distesa in questo modo. Abbiamo visto la statua di Gangnam Style. Dobbiamo tornarci al Coex Mall e tutta quella zona lì. Poi siamo andate a Myeongdong, dove c'è la parte della street food, ma anche quella ve la voglio far vedere meglio, perché ci siamo andate tipo di passaggio. Sapete quando diciamo, ok, adesso cosa facciamo? Andiamo qui, quindi non avevo portato la videocamera e nulla. E poi che cosa abbiamo fatto? Allora, praticamente una sera eravamo a cena, una sera di qualche giorno fa. A un certo punto ci esce fuori la notifica che una radio, che qua ovviamente è molto famosa, si chiama NBC Radio, avrebbe fatto uno slot di programma, 2 ore circa, con Taehyung dei BTS. Noi, totalmente incoscienti di tutto, abbiamo detto ok, domani andiamo a vedere se c'è gente fuori, perché io avevo già visto quando era stato Hobi, comunque c'era gente. Quindi abbiamo detto vediamo come funziona. Siamo qui, siamo arrivate e praticamente le ragazze coreane sono molto organizzate per fare queste cose, le file eccetera, e c'erano tutti i banchettini con, vedete, c'è un foglio sopra e dovevi scriverci la data, il tuo numero di telefono, insomma. Noi siamo andate verso le 2 di pomeriggio il primo giorno, quindi siamo state lì a fare la fila per 8 ore circa, perché appunto poi il programma iniziava alle 22. Però siamo riuscite ad avere dei posti bellissimi. Praticamente dovete sapere, quando ci sono questo tipo di eventi, questo tipo di cose aperte appunto a tutti, perché poi l'annuncio era pubblico, moltissime fanpage, soprattutto quelle cinesi, perché era pieno, mandano proprio delle persone che vengono pagate per fare le foto. Quindi davanti a noi c'erano appunto tutte queste ragazze cinesi, piene di macchinette, teleobiettivi giganteschi, cavalletti. Quindi si erano sistemate sedute per fare le loro cose, quindi noi sopra ci vedevamo benissimo. Quindi vedete, questa era la nostra visuale. Poi questo è lo schermo davanti. Eccolo qui, il ragazzo. 그래도 부산은 뭐 고향이라고 자주 가. 생각보다 긴장하고 있어서 우리 부엉이분이 이해 많이 해주시고. 제가 DJ가 처음에 assurdo, perché poi quando veniva e si avvicinava alla vetrata, vi faccio vedere questo filmato, ma tanto lo trovate su TikTok, su Instagram, ho fatto anche una cartellina in evidenza su Instagram, quindi trovate insomma tutte le varie clip. Quindi è stato molto particolare. Poi 2 ore di programma, cioè 2 ore che lo avevi lì davanti ininterrottamente. E ci eravamo dette, se il primo giorno riusciamo a vederlo bene, non andiamo anche il secondo, perché è un'ammazzata, cioè sono tante ore comunque che devi stare lì ferma, però ne vale la pena. Quindi abbiamo detto proviamo a tornare il giorno dopo, vediamo com'è la situazione dei posti, vediamo se non c'è troppa gente, e andiamo anche il secondo giorno. Avevamo anche l'exhibition di Proof qui a Seoul, al museo della HYBE. Praticamente appunto hanno fatto questa cosa speciale. Quindi io e Ross ci siamo alzate di mattina prestissimo, quindi che nessuno mi venga a dire che fortuna, che cosa, no, ci si deve fare come si suol dire. Ci siamo alzate alle 7, siamo andate, c'era un botto di gente perché alcune avevano proprio dormito lì, tra l'altro le ragazze cinesi che erano davanti a me. Vabbè, comunque arriviamo, mettiamo il nostro numerino e tutto quanto. Per fortuna c'erano delle ragazze francesi, quindi con loro abbiamo potuto parlare inglese, e gli abbiamo chiesto gentilmente di farci sapere se succedeva qualsiasi cosa, di dircelo che appunto noi dovevamo andare a fare questa cosa del che avevamo prenotato e poi saremo tornate. Quindi poi siamo tornate a casa, ci siamo preparate, siamo andate appunto a questa mostra, abbiamo mangiato velocissimamente, siamo subito ritornate lì. Quindi anche ieri poi ci siamo rifatte altre 10 ore di fila. Ieri però si erano organizzati molto meglio, infatti ci hanno controllato i numerini e ci facevano entrare di 10 in 10, perché il primo giorno si è formata una calca enorme, e a un certo punto quando hanno aperto per cominciare a far sedere le persone, tutti hanno cominciato a spingere. È una cosa assurda perché le coreane sono molto precise, vogliono far rispettare tutte le regole, ma poi sono le prime che non le rispettano. Ovviamente non parlo in generale, ma parlo di alcune proprio, le vedi con questa faccia arrogante che vogliono passarti avanti quando tu sei lì veramente da ore e ore e ore. Quindi appunto stavolta si erano organizzati bene, facevano 10 in 10, tu avevi tempo di entrare, scegliere dove metterti. Appunto il primo giorno siamo state un po' più al centro, questa volta abbiamo detto cerchiamo di stare un po' più laterali perché c'erano dei posti un po' più avanti. Quindi abbiamo chiesto una signora gentilissima, e poi dovete sapere che la media dell'età delle fan dei BTS in Corea è molto più alta rispetto a quella che pensiamo magari noi. Ci sono fan anche di 60-70 anni, non sto scherzando. La signora vicino a noi aveva tipo
83 anni, quindi appunto ci ha fatto inserire. Non pensavamo di stare così tanto avanti. Questa è la vetrata e avevamo solo due file di persone davanti a noi. Quindi insomma poi è entrato. Eccolo qui ragazzo, questo è appunto ieri. Che vita assurda, ha cantato Magic Shop, ha fatto tutta la cosa sua che gli piace fare con le lucettine. Detto ciò, appunto adesso mi sono svegliata da un po', stavo facendo le mie solite cose qui al PC mentre facevo colazione. Ho una faccia sbattutissima perché sono veramente stanca, è stato un po' provante ma molto soddisfacente. Sono arrivata qui alla Hype, fa caldissimo, mi sono messa la felpa di JK perché sennò non me la metto mai. Qui abbiamo tutta la nostra insegna, sto aspettando che scattino proprio le 11 per andare, oggi è un incognito praticamente, però c'è sempre un sacco di gente. Allora non so bene come riprendere, quindi vi beccate questa ripresa dal basso un po' buia, un po' non lo so. Mi è uscita la card di Yoongi, ve la faccio vedere, spero si veda. Ok, questo è il disegnino che ha fatto e la sua scritta, però stavolta ho provato a prendere anche questo. Mi fregano solo perché ci sta scritto, vedete qui, exhibition proof eccetera, quindi te lo vendono. Ora, ho notato che qui dietro la Hype c'è il posto quello delle insalate, quindi ragazzi, ormai è diventata la mia fissa. Eccolo qua, vicino a tutti i posti del top sleeve c'è la mia mini insalatina buona. Non so bene quale prendere. Oh, vicino c'è un amico, però penso sempre una di queste. Siamo venuti in questo posto che sta sopra casa nostra, così ci mettiamo ad editare. Abbiamo preso il caffè. Questo è qui. Qui la ragazza ogni volta mi torna più piena di roba. Cioè ormai penso, gli devono fare una tessera fedeltà. Da Olivia. Sì, ma la inventano per te perché non so neanche se esiste. Cosa vuole fare la ragazza? Buona hair. Eccoci qua. Però belli, eh. Se vengono così perché è un viola particolare. È il peri purple. Esatto. Qua. La situazione è critica. Mi sento di fare degli esperimenti chimici. Io sto facendo la lavatrice. Sto stendendo i panni colorati della rossa perché ovviamente non sono miei. Solo che ho dovuto pulire tutti i filtri della lavatrice. Ci sono spelucchi ovunque. Capisci che non li volevo così scuri? Cioè, capito, mi piace. Sì. Ma non mi piace che si siano scuriti così tanto. Mm. Magari si schiarisce con gli shampoo. No, quello sicuro. Sotto sei sempre decolorato. Yes. Però mi serve la molettina, cioè. Io sto continuando a editare. Non ce la faccio più, non finisce più, manca un'ora e mezza di girato. Serata entusiasmante.